Con qualche sorpresa dell'ultimo momento, la giunta comunale di Alessandria sabato scorso è stata presentata ufficialmente. Le indiscrezioni che avevamo riportato sono state pressoché pienamente confermate, ma il numero di assessori è passato, a dire il vero all'ultimo momento e in modo del tutto inaspettato, da 6 a 7. Vice sindaco è Oria Trifoglio, che ha assunto anche le deleghe alle politiche sanitarie e assistenziali e alle pari opportunità. Come anticipato, per il Partito Democratico in giunta ci sarà Gianni Valdi, assessore all'innovazione, aggregazione e coesione sociale e quindi al volontariato, associazionismo, sport, turismo e tempo libero, promozione delle attività ricreative e di aggregazione sociale, centri comunali, politiche abitative, protezione civile, welfare animale. Per la Federazione delle Sinistre è stato nominato assessore Giorgio Barberis, con deleghe ai diritti e beni comuni, cultura, lavoro, formazione e partecipazione, e quindi beni, istituzioni, attività culturali, università e ricerca, partecipazione, lavoro e formazione professionale. Claudio Falletti, esponente dei moderati, si occuperà invece di organizzazione e risorse umane, politiche per l'ambiente, e quindi organizzazione e risorse umane, semplificazione amministrativa, servizi demografici e politiche ambientali, appunto. Come era stato anticipato, in giunta ci sono anche assessori tecnici, che pur non avendo partecipato alle elezioni, sono stati scelti dal sindaco per le loro competenze specifiche negli ambiti di appartenenza, ambiti dove si concentrano, va detto, le principali criticità per il comune. In primis, un tecnico è stato scelto per il difficile incarico relativo alle finanze di Palazzo Rosso. Pietro Bianchi, dottore commercialista, è il nuovo assessore alla sostenibilità economica e quindi si occuperà di partecipazioni societarie e strumenti di intervento, finanze e tributi, bilancio, programmazione, economato e patrimonio. Altro assessore tecnico è Marcello Ferralasco, ingegnere molto conosciuto in città ed esponente dell'associazionismo cattolico. È stato nominato assessore alla qualità urbana e allo sviluppo sostenibile, quindi si occuperà di convivenza urbana, sviluppo territoriale sostenibile, marketing urbano, urbanistica e pianificazione territoriale. Infine, Sebastiano Puleio, nominato assessore al sistema educativo, comunità e benessere dei bambini. Il sindaco Rita Rossa mantiene le deleghe agli affari generali e legali, alle attività economiche e produttive, ai lavori pubblici, alla viabilità e alla polizia urbana e alla sicurezza.